Ciao ragazzi, benvenuti su Gassi Drums. Nel video di oggi, come potete vedere, ho una Mapex Mars, ma completamente diversa da quella che ho già provato qui sul canale. Avevo provato la Mapex Mars, quella in betulla, vi era piaciuta tantissimo, era piaciuta tantissimo anche a me, perché qualità-prezzo era una bomba, il suono era fighissimo, potevamo utilizzarla live in studio dove volevamo, perché era una batteria che suonava praticamente da batteria pro a un prezzo non da pro. Mapex mi ha contattato dicendomi: guarda che abbiamo fatto la Mapex Mars non in betulla ma in acero. Gli ho detto: il prezzo è lo stesso, il prezzo è lo stesso, la qualità è la stessa. Allora ho detto: ok, mandatemela, perché sono super curioso di provarla, voglio recensirla, voglio farla vedere a tutti e vedere se le aspettative sono rispettate, le aspettative mie, le aspettative credo anche vostre. Quindi vediamo. Qui ho la batteria, come vedete è in realtà l'ho già aperta, perché se io faccio questa cosa qua, la batteria è già montata. Eccola qua, questa Mapex Mars, fighissima, blu, poi dopo vi vado a spiegare tutto quanto, colori, grandezze, ce ne sono un bel po' di tipi. Quindi ragazzi, prima cosa, iscrivetevi al canale perché è super importante, link in descrizione per iscrivervi alla newsletter, perché è partita questa newsletter, c'è un contenuto a settimana circa e vi arrivano un po' di cose nuove, quindi mi raccomando, iscrivetevi. L'avete già vista, lo so, questa batteria l'avete già vista, perché qualche settimana fa ho deciso di fare un video utilizzandola giusto per provarla, per vedere come si comportava eccetera, e basta, sigla e poi andiamo alla batteria e la proviamo. Eccoci qua seduti alla batteria, questa qua come vi ho detto è la Mapex Mars Maple, il modello Studio Is, quello da 6 pezzi, perché abbiamo rullante da 14x5,5, tom da 10x7, tom da 12x8, tom da 14x12 e timpano da 14x12 e timpano da 16x14. Come potete vedere, allora, già la prima cosa che viene in mente è, prima cosa che non vi ho detto quanto è grande la cassa, che è 22x18, ma detto questo, i timpani sono abbastanza cortini. Di solito siamo abituati a vedere 14x14, 16x16. Questi sono un po' più stretti, diciamo, ma questo ci permette, per prima cosa, di avere più versatilità, perché i tom 14x14, 16x16 sono molto spesso tanto gravi e quindi vanno bene per robe un po' più pesanti, ma poi se dobbiamo andare a fare altri generi, magari tipo funk o jazz volendo, facciamo un po' più fatica. Questi non sono bassissimi, ma comunque hanno una potenza pazzesca. Come vedete si comporta veramente molto bene e soprattutto è molto semplice da accordare. Questa cosa mi piace tantissimo, perché l'ho montata, l'ho accordata, ho provato sia a accordarla io così a mano sia a accordarla col TuneBot, che è comunque con un accordatore, e in tutti e due i casi è molto 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 semplice. Anche con l'accordatore, se una batteria è difficile da accordare, è difficile da accordare in qualsiasi modo. Qui invece è stato in tutti e due i casi molto molto semplice. Mi piace perché il suono è molto, ha molto attacco. Questo è l'acero, ovviamente, essendo tutto in maple, sono 7 strati di maple europeo, e mi piace perché appunto ha molto attacco, ma il suono è bello contenuto, non è quel suono che dici finisce più. I timpani li ho lasciati un po' più lunghi. Però, come potete sentire, vanno un po' avanti ma non rompono le scatole. In contesto live soprattutto è perfetto, perché hanno corpo ma senza esagerare. Quindi ottimo. Cassa Mapex sempre molto bene sulle casse, ha una botta pazzesca. Tra l'altro dentro gli ho messo giusto una copertina piccolissima e non gli ho neanche fatto il buco davanti.
Veramente un'ottima batteria, mi piace molto. Non è l'unica possibilità di batteria della Mapex Mars che esiste, perché c'è anche il modello ROC con cassa da 22, rullante da 14, tom da 10, 12 e timpano da 16, quindi con un timpano solo. C'è la Fusion 20, 14, 10, 12, 14 e c'è la Bop, quindi più jazzerola, 18, 14, 10, 14. Quindi in pratica avete la scelta, qualsiasi sia la batteria che vogliate acquistare, in più colorazioni. Ovviamente vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione per andare a vedere, per capirne ancora di più di questa batteria se siete interessati. Ci sono anche varie finiture che potete sceglierci: nero, arancione, blu, eccetera. Io l'ho presa blu perché devo dire che è quello che mi piaceva di più. Poi col canale blu, mi piace il blu, eccetera, quindi ho deciso di prenderla questo colore molto bella, che tra l'altro sembra tinta unita ma in realtà non lo è, cioè è tinta unita, ma comunque si vedono un po' le venature del legno. Comunque, detto questo, vi ho detto un po' di cose, ma comunque in descrizione avete tutti i link che vi servono per avere un po' di informazioni aggiuntive ancora su questa batteria. Sentire, si comporta molto bene, sia in la consiglio, sia per situazioni in studio, sia per situazioni live, sia come batteria da tenere in casa anche per studiare. Perché comunque avere la possibilità di avere una batteria come questa a un prezzo come questo, perché poi effettivamente la cosa che mi aveva stupito della Mapex Mars, già la prima volta che avevo provato l'altra, mi aveva stupito veramente la qualità prezzo della batteria, cioè riuscire ad avere una batteria con questo suono e questa qualità soprattutto. Quindi ragazzi, che dire, questa batteria è veramente una figata, devo dire che è veramente una figata, il prezzo, come vi ho detto, è sempre basso, la qualità è sempre alta, quindi abbiamo una possibilità in più, cioè possiamo decidere adesso se vogliamo la Mapex in betulla o se vogliamo la Mapex in acero. Non riesco a fare un confronto tra le due perché hanno due suoni completamente diversi, hanno due caratteristiche proprio sonore, di risposta eccetera, completamente diverse. Quindi il consiglio che vi do è quella, se potete, di provarle tutte e due le batterie prima di decidere. Grazie mille a Mapex per avermi mandato questa batteria qua da provare. Devo dire che mi dispiace un po' doverla rimandare indietro, quindi me la terrò per fare magari ancora qualche video. La vedrete ancora questa batteria, perché mi piace molto, la finitura è molto bella, il suono, vabbè, avete capito, quindi me la tengo ancora un po'. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, fate cose, fatemi sapere se vi piace più questo, se vi piace più l'altra, fatemi sapere quale batteria vorreste vedere adesso, fatemi sapere un po' di cose. Quindi mi raccomando, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!